Ogni ora suonava le campane, riecheggiavano i rintocchi in ogni angolo della città e dei borghi. Il suono ipnotico che scandiva il tempo si infilava tra le vie strette, lungo i canali, fino a espandersi in mezzo ai campi, sempre, giorno e notte. L'intricata selva di campanili si confondeva con le torri, simboli entrambi del potere politico e spirituale. La vita era scandita da un ritmo preciso, benché il giorno e la notte si confondevano tra le oscure nebbie dei cieli azzurri, sole e luna, e a volte sembrava governassero assieme, impassibili testimoni dei giochi spietati degli uomini, un impasto amaro di miele, sangue e farina, vino e sterco, apparenze che si riflettevano negli specchi, sulle rive increspate dalle barche ai sostegni, scintille sui calici che tintinnavano nelle sale dei signori e rintocchi sordi delle brocche dei compari. Strategie sottili, inganni e ricatti, scherzi dei cinni che si rivelavano trappole, soprusi ed ingiustizie, nascoste tra i convenevoli e le preghiere. Le omelie della domenica erano anagrammi occulti, messaggi. Il silenzio della notte copriva nelle tenebre una vita segreta, tra confessioni e confidenze e rivelazioni, apocalissi ed epifanie che Manfredo e Romilda gestivano con abilità. L'innocenza della loro filosofia li preservava dalle astute insidie. In passato hanno commesso tanti errori, orrori da cui sono fuggiti, perenne fuga da loro stessi, nell'eterna lotta che riflette la lotta di ognuno. Guerra, pace, lavoro, libertà, amore e odio, il tutto scandito dal ritmo di un rintocco di campane che si confonde con i versi delle bestie, le bestemmie e le benedizioni, in un circolo vorticoso di vita, morte e sogno, il gufo, il gallo e la campana, campi e campanili, torri, botteghe, palazzi e locande. Nonostante il vino pareva smorzare il suono delle campane, sovrastato dal brusio del popolo in festa, dai cori d'osteria, il potere schiacciava silenziosamente. Il Malabraga parlava ad alta voce, solenne, con poetica disinvoltura, alzando il boccale, come lui stesso si sentisse un campanile o una torre, un atteggiamento che spesso gli procurò dei guai, da cui comunque riusciva sempre in qualche modo a uscirne, indenne, grazie all'intercessione del maestro, ma a volte anche dalle estemporanee uscite della Madonna Romilda, che con diplomazia inconsapevole spuntava dal nulla a trascinarsi verso casa il marito. Il munificentissimo e la Madonna, come le torri ed i campanili, si districavano nella selva umida della palude, a lume di candela, al ritmo ossessivo dei rintocchi di una campana.